E siamo nuovamente insieme a Beppe Viale, responsabile tecnico dell'Atletica Roata Chiusani. Ben trovato Beppe. Un buongiorno a tutti voi. Partiamo da domenica scorsa, dove si è svolta a Sant'Albano la seconda edizione della Sant'Albano Ed Cursa. L'ho detto bene, Beppe? Esatto, brava, Hai brava, sì. sentito? Ma esagerare, esagerare. Qua è stata Albano e Cursa, sarebbe proprio Piemonteis, sì. Allora, raccontaci i vostri risultati. Sì, non avevamo grandi numeri perché molti si stanno preparando già per la pista, altri ci sono gare così in mente, di Saluzzo come domenica prossima e così via. Comunque eravamo una quindicina, sono andati molto bene, specialmente le ragazze che entrambe quattro sono arrivate tutte nei primi 10, per cui citiamo Damiana Olivero, quarta assoluta e prima della senior. Un ottavo posto per Silvana Pecollo e prima di categoria 50, seconda Silvia Di Salvo e prima di categoria la Tiziana Semeraro nei 55, per cui bravissime le donne, ma anche i maschietti se la sono trovata bene. Sesto posto nei maschi è arrivato Davide Preve, bene anche Lorenzo Secco e Davide Martina, nella gara che è stata vinta da Damiana Ansaldi, mentre nelle fine è arrivata prima Clara Rivera all'Eticacario, per cui buoni buoni risultati. Poi dobbiamo fare delle anticipazioni perché sabato 1 aprile ci sarà il trofeo Veterani dello Sport Cuneo, di cui poi, insomma, parleremo Esatto. successivamente, ma anticipaci qualcosa. Allora, sabato 1 aprile si apre la stagione provinciale di atletica su pista e noi abbiamo il compito di organizzare questa prima prova. L'abbiamo chiamata a tutte spurie perché in questo caso le prime gare, molte gare le facciamo non con consuetudine, spurie vuol dire stanze non olimpiche, per cui avremo molti ragazzi, ma anche qualcuno dei più grandi che vuole cimentarsi con distanze non proprio consone alle gare, tipo i grandi faranno gli 80 invece che i 100, oppure i 150 o i 300 e così via. Ecco, noi ci aspettiamo, per prima di tutto, che il tempo faccia bello. Ecco, verranno dalla Liguria anche, ma da tutto il Piemonte. Lo scorso anno avevamo avuto quasi 400 giovani che hanno gareggiato, per cui noi a questo proposito la organizziamo con la progettazione della FIDAL, con il patrocinio del Comune di Cuneo, della Fondazione Casa del Risparmio di Cuneo e dell'Unione Veterani dello Sport di Cuneo, assessore Luigi Pellini. Verranno premiati i primi tre di ogni gara del programma. Esatto, e le prime tre società. Bene, quindi staremo a vedere come andrà questo trofeo Veterani dello Sport Cuneo e di cui parleremo la prossima volta. Grazie Beppe per essere stato con noi anche oggi e buon proseguimento di lavori e a presto. Grazie a voi, arrivederci.